Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della FTB, della Feed the Beast Ultimate in Co-op. Io sono sempre Killa Nerd e sono reduce ora da una sessione di spianamento. Questa zona qui l'ha spianata Jack, mentre io ho spianato la zona dall'altro lato di là. Ho cominciato perlomeno. Ora sto solamente ripulendo un pochino la pietra che ha lasciato Jack, perché non si è preso il piccone. Ma sono rimasto solo. Nessuno c'è mai quando posso registrare. Non c'è mai nessuno. Quindi ora registro e mi porto a stare degli altri. Visto che è già 2 o 3 giorni che dico andiamo a registrare, dice non posso, non posso, non posso. Ora registro da me. Ok, allora, eravamo rimasti. Insomma, ci dovevamo craftare i nostri bei impianti. Qui ci ha lavorato un po' con Jack, si è fatto qualcosa. O Brechita, non lo so. Brechita ha detto vuole andare a fare qualcosa da solo e lasciamolo fare. Allora, abbiamo qua la batteria, perfetto. Sì, mi sono fatto un bel po' di pale per poter appettire la zona. Ok, ci craftiamo un bel generatore, quindi ci serve del ferro infinito. Ci abbiamo anche un bel po' di roba. Io, Jack, anche Blackita, abbiamo passato un bel po' di tempo in miniera. Silver, ferro rifinito, però non ce n'è. Ah no, eccolo qua. Solo che non basta. Quindi ci dobbiamo prendere dell'altro iron. Dell'altro iron. Andiamo a fonderlo. No, sotto che... Sì, c'è un cupoletto. Mettiamo a fondere un altro po' di ferro. Ok, eccoci qua. Mettiamo uno solo per il momento a fare. Torniamo qua. No, sì, qua va bene. Tanto posizioniamo questi. Così. Prendiamo... No, è sotto, fanculo, sbaglio sempre. Un altro. E lo mettiamo qua. Abbiamo il machine block. La fornace e la batteria. Abbiamo fatto il nostro bel generatore. Mettiamo qui il ferro. Intanto mettiamo a terra il nostro generatore, che lo possiamo mettere tranquillamente qua. Mettiamo il nostro bel generatore. Poi vediamo un po' se avevamo qualche altro mineralozzo, oppure dobbiamo per forza scendere giù a pigliarci altro ferro. Ferro, alluminio, non mi fa di nulla. Shine bar, ci sa zinc dust, lo zinc non serve a nulla, bauxite mi serve a nulla per il momento, pirite dust, abbiamo benza diamante oggi, niente da fare, qui non c'è, abbiamo tanta roba ma non abbiamo abbastanza, allora, abbiamo copper che ci servirà, abbiamo il lead, abbiamo il nickel. Non abbiamo ferro. Maledizione. D'accordo, scenderò in miniera, vediamo un po' se trovo un altro po' di ferro, perché senza quello non crafto nient'altro. Allora, dai. Lagga anche. Allora, abbiamo il piccone. Abbiamo una canvas bag, vediamo un po' se c'ho qualcosa dentro. No, ho solamente qualche cibo e troppo di mob. Ce lo leviamo e ci mettiamo... vabbè, nulla. Lo usiamo ora che andiamo in miniera. Mettiamo qui questa roba. E questo qua. Vai. Dopodiché torniamo qua. Perché ci serve di mettere giù questa qui. Ok. Poi andiamo in una di queste chest. A caso, quasi. Qui. Quindi abbiamo tutto a giro. Quindi dovrò sistemare la roba. 42 pelli, poi. Vediamo un po', non ho messo da altre parte magari. Il galena oro non so neanche perché serve. Poi, vediamo un po', qua c'è un bel po' di roba, block of steel. La dirt. Qualche trap. Ma niente di utile. D'accordo, allora mettiamo via un po' di palette. Mettiamo via un altro po' di palette.
quello che mi serviva adesso sono i picconi, non le pale. Ok. E non sono solo in questo server a fare la serie. E neanche quelli di questa serie sono soli sul server, ma è un server che abbiamo chiesto la possibilità di fare la serie e ce l'hanno accettata. Allora, sono pure senza cibo. Beh. Allora, vediamo un po', andiamo, da che parte andiamo? Non lo so. Allora. Andiamo in miniera, andiamo a questa parte qui, beh. Bacchite è tornato. Vabbè. Allora, vado in miniera e torno. A dopo. Ragazzi, ho trovato l'apatite. L'apatite, guarda quante ce n'è. Ho trovato l'apatite, non so se si vede bene, adesso si dovrebbe vedere, guarda quante ce n'è. È cominciata qui, è cominciata, proprio qua. Se ne vedeva una sola dall'esterno, proprio in questo quadratino qua. E ora, guarda un po' fin dove sono arrivato. Era tutta apatite. Sono uno stack più di apatite ormai. E non so quanta ce n'è ancora. E mi sa che piglio solo questa, se continuo così. Finisco il piccone. Ah, è finita. Ah, sì. No, non è finita, col Kaiser che è finita. Allora, vediamo un po' quanto ce ne sarà. Qui è finita, qui ce n'è dell'altra. Ma che sia finita? Vado a chiedere qualcosa che sarebbe finito. Davvero finito. Un minerale. Oh mamma mia quante. Oh, qui si direbbe sia veramente finita. Non proprio finita, ma ci siamo quasi. Sì, continua. Ah, è finita, stavolta è finita per davvero, almeno da questo lato. Ora bisogna vedere di qua. Finito anche qui. Ok, via, abbiamo finito la vena. Apatite, mamma mia quanta ce n'era. Ok. Non so quanto, forse, visto che si trova in grande quantità, più vicina, ci sta che fosse abbastanza rara, no, due stack, quasi tre. Si è fatto notte. Mamma mia. Ora un su bello è uscito. E un altro. D'accordo, ho due tre stack, sicuramente. Quasi. D'accordo. Ci vediamo dopo. Continuiamo a minare. Ok, ragazzi. Ho fatto il generatore, ma l'ho fatto di troppo. Perché mi sono reso conto che avevo già craftato questi che l'avevo nascosti in una delle chest. Avevo già craftato in precedenza. E dimenticandomi che dovevamo registrare tutto e l'ho messo da parte per poi farvi vedere in questo episodio. Sono la Powered Furnace e il mascheratore, il Pulverizer, un altro mascheratore, via. Che però mi dà due possiamo dire due drop. Se mettiamo dentro il ferro, ci può dare sia la Pulverized Iron che un altro item che va random però. C'è una certa possibilità di estrarlo. Vanno con dei tipi particolari di motore, che engine, che vi faccio vedere, sono questi qua, che abbiamo bisogno di un pistone, del vetro, del Golden Nugget e dei gear di pietra rivestiti in oro. Forse riusciamo anche a farli. Abbiamo bisogno di cobblestone, anche se c'è di là. Abbiamo bisogno di gold nugget. Sembrava averle viste prima. Cioè, possiamo anche toglierle quando andrò in miniera. Allora, dov'erano? Le avevo viste? Eppure le avevo viste. Eccole qua. Abbiamo 4, 4, 8, non bastano. Teoria dovremmo avere un popolino d'oro. Eccolo qua. Sì, ce l'avevamo. Così.
prendiamo due per sicurezza. Poi ci serve un po' di redstone. Un po' di redstone. Un po' di redstone e un ferro. Il ferro, chissà che ce ne avevamo giusto giusto per fare un motore. Cioè, ce ne abbiamo 6, quindi basterà per questo motore. Ma non per altro. No, ce ne avevamo già altri 5, quindi andiamo a 11. Sì, ma il ferro è comunque poco, molto poco. Ok. Ci facciamo un pistoncino, eccolo qua. Poi ci facciamo due ingranaggi, così li mettiamo qui nel mezzo e li rivestiamo di cobblestone, avendoli in pietra. Poi quelli di pietra li trasformiamo in quelli placcati oro. Che non basta. Allora facciamo così, facciamo qualche altro gold nugget e le mettiamo qua. Facciamo queste due, poi mettiamo qua, mettiamo questo qui sopra le gold nugget e ci manca un vetro. Ce l'ho il vetro, lo so che ce l'ho il vetro da che parte, che ne era avanzato, ecco qua. Mamma mia, sono rimasto solo 4, se non avanzassero di più. Va bene, allora, facciamo così. Quindi saranno contati anche per i pipe che devo fare adesso. Così. Devo fare qualche tubettino di legno per far uscire l'energia. E qualche cubettino di cobblestone. Che mi sembra vadano bene. No, non vanno per niente bene. Pillar che non sono altro perché per quei di energia, fare energia ci vuole la stone. Ci vuole di farli di stone, per fortuna mi basta il vetro, il poco vetro che ho. Ok, di stone. Vero? Ecco qua, sì, perfetto. Ne facciamo. C'è il superiore, ne facciamo un pochettino, facciamo 6, no, facciamo di tutti questi, va, e ne facciamo uno, così, guardate la chat, cos'è? Tinny Pie Redstone Dust, che mi dà? Che ci posso fare? Piccolo piccola pila di vabbè, chiaramente le rimetto quattro insieme, me da redstone. Ma allora vediamo un po', lo mettiamo qua giù, quindi rompiamo qua, rompiamo poi fino a qua giù, poi collochiamo i nostri bei tubetti con il nostro bel motore. Uno bel motore. Bene, mettiamo i tubi fin qua, mettiamo il tubo di legno per far uscire energia e il pipe. Dentro ci va l'acqua, qui ci va l'acqua, qui del combustibile e avremo energia per i nostri bei macchinari. Allora vediamo un po', una leva serve per attivarlo, poi serve del carbone come combustibile. Poi vediamo un po', non ho secchi qui, eccolo qua, qui c'è un secchio, andiamo a prendere dell'acqua che dovrebbe esserci qui da qualche parte, quasi quasi facciamo così, visto che dobbiamo spianare tutto e qui ci servirà poi l'acqua per fare le coltivazioni che da qui presto elimineremo. Va, perfetto, qui c'è il pozzo e dell'acqua infinita. Ma me lo porto proprio davanti a casa. Uno. E uno, due. E abbiamo la pozza infinita proprio davanti a casa. Perfetto.
anche se poi bene che mi faccio una proprio dentro casa, o aggiungeremo un Equos Accumulator qua. Allora, qui ora ce ne mettiamo 1000. 1000, mettiamo un po' di carbone. Sopra ci mettiamo una bella leva. Sopra però. La attiviamo e il motore comincia a bruciare. Quando sarà arrivato ai 100 gradi, produrrà vapore. Questo vapore darà energia ai macchinari. Quasi quasi però l'ho messi invertiti, perché è molto meglio che lo metta, dai, su, rompi, in quest'altro senso. Sono più abituato a metterli in quell'altro senso. Questi possono essere rotti tranquillamente, non causa problemi. Ok, l'uscita è grosso, che è di qua, perfetto. Dietro c'è l'entrata, a sinistra c'è l'entrata. All'entrata la dobbiamo mettere anche sopra. Mettiamo così. Ok, perfetto. Entrano solo da sopra, che presto metteremo una tromoggia, ed escono da destra e da dietro. Qui entrano, sì, da tutte le direzioni ed escono da destra. Perfetto. Se io ora, quando produrrà energia, questo qui che sta producendo stem, perfetto. Sta arrivando? Sì, sta arrivando l'energia, perfetto. 166, 183. Ok, produce molto poco, ma possiamo sempre tentare. Tentiamo con un po' di copper. Il copper lo mettiamo nel pulverizer. E dovrebbe iniziare a polverizzare, ma non c'è energia. Beh, vedremo che nel prossimo episodio cominceremo a produrre più energia possibile da questi, magari facendone altri. Ovvero che dovrò andare in altro po' in miniera. Era già partito, è partito molto lentamente, infatti è sparito. Per cui lo prendo subito e trasforma, non è possibilità di tornare indietro come nella fornace normale o nel maceratore normale della industrial. Ci produrrà la nostra polvere, non vedremo nemmeno, perché passa immediatamente dall'altro lato. Da uno ce ne produce due polveri, che ogni polvere produrrà un lingotto. E così avremo da un or, avremo due lingotti, ci avremo raddoppiato. Quindi posso dirvi che questo è il primissimo impiantino che abbiamo tentato di costruire. Beh, il colore del motore indica la sua temperatura, infatti già 402 gradi è diventato verde. Più è caldo più va veloce, ma più va veloce più è caldo. Adesso non possiamo più mettere dentro acqua. Se io provassi a mettere dentro l'acqua, farebbe kaboom a istante, e facendo kaboom distruggerebbe un bel pezzo qui di muro. E io non ci tengo, visto che non ho praticamente altri materiali con cui fare altri motori. Quindi ora chiuderò l'episodio e praticamente andrò a cercare un bel po' di materiali, che serviranno tanti materiali per fare tutti questi motori che ci sono qua, e tutti gli impiantini che ho intenzione di costruire. Sono veramente tanti, mi servirà tantissime risorse. C'è pure pterodattilo nel... Ok, da chi è tutto, e do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.